Salve a tutti. Quest'oggi io parlerei dei pericoli della magia, perché la magia di solito piace a tutti. La magia affascina perché il mondo è abbastanza piatto e abbastanza crudo, così come lo conosciamo, mentre la magia è piena di fantasia e di calore e di colore. Però non è così semplice. Allora, io ho già specificato che ho scoperto la magia quando sono arrivata all'opera al bianco, e cioè fatta l'opera al nero, che è l'opera di introspezione nel capire che vita abbiamo passato, con chi abbiamo passato la nostra infanzia, capire i nostri genitori o chi per loro. Capire cosa abbiamo ricevuto di bene o di male e piano piano far morire l'aureola che stava intorno ai genitori vedendoli come persone, semplici persone, non come degli dèi. Perché un conto è come noi li vediamo nella realtà, un conto è come li vede il bambino o la bambina. Il bambino o la bambina li vedono come dèi. E se non ci fossero i genitori visti come dei, noi non vedremmo gli dei come dei. Questo è più difficile, eh? Però ve la lascio così. E a un certo punto, quando è finita l'opera al nero, cioè quando ho finito di scavare dentro di me e ho capito come i miei si erano comportati con me e tutte le cose che mi sono accadute, ho capito tutte le cose che mi sono accadute. Ho capito i miei comportamenti giustificati da tutto ciò che mi era successo. Quindi ho fatto pace con me stessa e a questo punto nel cammino ho capito, ho incontrato sorella morte, che era poi la morte della mente condizionata, fra l'altro. E infatti facevo sogni catastrofici, ma non paurosi. C'era una specie di tristezza di fine, ma non ansia. E a un certo punto ho deciso di affrontare questa morte e alla fine ho capito che la morte non era la mia morte, ma era la morte della mente condizionata, che poi equivale alla morte. Mi spiego meglio. Quando cade la mente condizionata, noi riusciamo a vedere il ciclo vita-morte. Tutti i sapienti ogni tanto sono andata a sbirciare per vedere quel che dicono gli altri. Allora Tizio ha contato, quel Buddha ha contato 152 mondi, quell'altro ha contato sette tipi di anima, sette sovrastrutture. Le cose sono semplici. Quando non sono della mente. E quando, mi diceva quel tizio, quando sono più saggio so di non sapere. Una cosa però diventa chiara quando cade la mente condizionata, perché è come una morte. Muore la mente condizionata, sappiamo di dover morire finalmente, però vediamo la morte come un passaggio. Scopriamo cos'è. Per cui la gente vi domanda, mi domanda, o domanda agli altri, è vero che c'è qualcosa dopo la morte? Oddio, ho visto questo, ho visto quell'altro, c'è stato il miracolo, tizio, mi è arrivato in sogno quello. Se si arriva alla caduta della mente si capisce, si vede. Ma c'è di più. Noi non lo vediamo, questa prosecuzione della vita. Perché siamo influenzati dal premio castigo. Allora, noi abbiamo una vita che è di premio se siamo stati bravi, di castigo se siamo stati cattivi, e questo è un retaggio moralistico. La nostra vita va a seconda della nostra consapevolezza.
E quelle successive idem. A seconda della consapevolezza che abbiamo accumulato in una vita, facciamo il passaggio, ovviamente. A quel punto noi ci accorgiamo che il mondo è abitato. Quando cade la mente condiziona. È un bel tonfo che fa, eh? Non è che cade tutta insieme, cominciano a cadere le illusioni. Cominciano a cadere gli schemi, alla fine fa il tonfo finale e ci si accorge delle cose che riguardano noi, cioè di quelle piccole, piccole, grandi cose che possiamo sapere noi poveri, piccoli mortali, senza darsi aria. Allora, scoprire la magia vuol dire accorgersi che il mondo non è vuoto e triste come ce l'hanno raccontato. Soprattutto come ce l'ha dato la religione, ma è abitato da esseri, da essenze. Ci sono dimensioni diverse che collimano con questa, che si inseriscono in questa, cioè una specie di travasamento fra le diverse dimensioni. E ci sono creature che non vediamo, ma che sentiamo molto chiaramente. Sentiamo nel senso che ne sentiamo la presenza e che a volte agiscono pure. In genere agiscono, ora io non voglio dire quello che succede a tutti perché è successo a me, sia chiaro. Magari gli altri hanno avuto esperienze diverse, magari con gli altri si comportano in maniera diversa, con tanti si comporteranno come si sono comportati con me. Come si comportano con me. Io quando ho finito il mio percorso sul mio passato, intendo, non avevo più quel bisogno di protezione, di sapere che c'era qualcosa, soprattutto di protezione dal male, eccetera, eccetera. Era passato, ero libera, da questo ero libera. Lo sono tuttora. Per cui non cercavo responsi o cose dall'entità, però siccome le sentivo positive, così come ho sentito quelle altre negative, è un piacere sentirle. Sentirle nel senso di sentirne la presenza, perché con me non hanno chiacchierato se non in casi estremi. E ho sentito anche che c'erano delle entità che volevano proteggermi, che mi hanno protetto in situazioni difficili, non è che stanno sempre appiccicate a me e nemmeno lo vorrei. Però sono dolcissime, sono tenere, sono libere. Non dipendono e non fanno dipendere, però in questo hanno una loro bellezza. E questo dà un calore, il vedere che questo mondo è abitato, che anche nella piantina c'è vita, c'è intelligenza, ci sono essenze, è bellissimo. È quella vita che si vede fra il lusco e il brusco, no? Per questo si dice, credo, luce lunare, perché è la stessa sensazione che si ha quando si guarda la luna, no? Io ricordo che da giovanissima, guardavo la luna, no? E veniva quel senso di nostalgia, di magia anche, no? E mi domandavo perché avveniva così. Poi ho tentato di dargli una spiegazione, ho detto sì, perché non c'è la luminosità, quindi la coscienza non è aperta. Tutte cose mentali, ovviamente. Io sono stata una grande mentale. Anche perché avevo una discreta cultura, il che aumentava la dose. Poi, con la caduta della mente, è venuto il silenzio. Questo me lo ricordo bene perché stavo una mattina a colazione e pensai, ma che c'è questa mattina che è tutto silenzioso? E poi capii,
Era la mia mente che non parlava più. Non mi doveva dire più niente. Ero tutt'uno. E vedendo la magia ho capito che questo mondo è molto bello perché è vivo, è animato, è pieno di presenze e ho capito perché gli antichi vedevano queste presenze. E ho capito perché gli antichi avevano meno di noi paura della morte. Se noi guardiamo i simboli più antichi, perché distinguiamo un attimo, al tempo dei Greci e dei Romani già la mente condizionata era già calata, però ce n'avevano meno di noi. Ma ancora prima, e io parlo dell'epoca del matriarcato, la mente era libera, cioè il condizionamento ce n'era pochissimo o non c'era, e quindi l'essere umano era in contatto con la natura, sapeva cos'era la natura, non l'aveva chiuso, non aveva la sua percezione, la mente chiusa da un condizionamento. E tanto è vero che se noi guardiamo gli antichi simboli, erano centrati su questo. Io ricordo il fascino che mi dava l'Atena in ginocchio, l'Atena che corre in ginocchio, che poi è anche da noi più che altro è la Medusa che corre in ginocchio, chiamata in Sicilia la Gorgone che corre in ginocchio, perché c'era un ginocchio a terra e un ginocchio sollevato e una mano sollevata e un'altra mano a terra, verso la terra, in modo che è da fare una figura geometrica che somiglia a una svastica, perché la svastica, indipendentemente dal fatto che l'abbiano usata i tedeschi, era i nazisti, anzi, era un simbolo sacro, era il divenire della vita. Poi c'era la svastica che piegava a destra, a sinistra, e allora dicono no, perché la loro era negativa, quell'altra non è vero niente. La svastica era una che poteva girare a destra o a sinistra, cioè che creava e distruggeva, ma quello che distruggeva lo distruggeva per ricrearlo. Era il suo modo di creare l'infinito. E loro lo sapevano, per cui era un simbolo sacro. Infatti da lì poi l'Atena appunto che corre in ginocchio, ma pure nell'antico Egitto ci sono i tre Anubis che danzano sempre col braccio alzato e il ginocchio a terra, eccetera, eccetera, che ripercorrono una cosiddetta triquetra, insomma una svastica, ma anche la Trinacria, no? Il simbolo della Sicilia, era un antico simbolo della dea che correva perché c'ha tre gambe che girano così. Che vuol dire? Dicono è il mondo del divenire, giusto, è il mondo del divenire, ma cos'è il mondo del divenire? È il mondo del venire e rivenire. La morte è un passaggio, è una trasformazione. Tutto al mondo si trasforma, nulla si crea, nulla si distrugge. Da Democrito in poi. E noi, avendo formato la mente condizionata, percepiamo la morte come la fine di tutto, perché è la fine della mente condizionata. E allora a questo punto, non essendo entrati veramente nella magia, possiamo cominciare a fare i riti. Che non c'è niente di male. La magia cerimoniale, anzi, è molto bella. Le vesti, i glifi, le immagini, le cose, no? Può essere un modo per entrare, per aiutarsi a entrare in una comunicazione. Però, poi ci sono quei libercoli che
che ti dicono fai silenzio agli dèi oppure ordina alle anime o agli enti, no, di tacere. Ma che ordini? Siamo piccoli esseri umani, non ordiniamo niente a nessuno. La benevolenza della magia è la benevolenza delle entità che si interessano a noi e delle entità che vivono per cavoli loro, che sono belle così come sono, come è bella una pianta, come è bello un albero, come è bello un animale. Però io so di toccare un argomento un po' rischioso, perché se io parlo di astrale nero, c'è un sacco di gente che è pronta a dire io sono perseguitata dall'astrale nero e da fuori di Cappuccina. E in realtà sono perseguitati dalle immagini del loro passato che loro hanno cancellato. Perché, come ho già spiegato, noi cancelliamo le immagini, la rimozione di Freud, verissimo. Cancelliamo le immagini e il ricordo di tutto ciò che ci ha fatto, che ci ha dato tristezza o paura da bambini o dolore. Però ce lo portiamo dietro lo stesso, con meno vigore, ma ce lo portiamo dietro lo stesso. E ci condiziona in modo fortissimo, è la maggior parte della mente condizionata, è il più grande condizionamento della mente condizionata. Allora, corro questo pericolo e dico state attenti all'astrale nero. Perché? Perché, e questo è scritto in tutti i libri effettivamente, più o meno, finché non vai a snidare le cose del profondo, l'astrale tace. Il momento in cui lo vai a svegliare, si risveglia il drago. E il drago è l'astrale nero, non solo, ma c'è l'astrale nero. E l'astrale nero cerca di farci impazzire o spaventare per impazzire. L'astrale nero cerca di far sì che noi non usciamo dal guscio, che noi non mettiamo la testa fuori dal guscio, perché se la mettiamo fuori dal guscio, e cioè dal suo condizionamento, noi ci liberiamo di loro. Non ci si possono pappare alla nostra morte. E allora ci vengono addosso. Andare a snidare la magia è uno dei modi per tirarsi dietro l'astrale negativo. E l'astrale negativo, che una certa intelligenza del tutto scemo non è, capisce che la cosa più semplice è quella di farci credere di essere arrivati chissà dove. E allora ci fa credere che noi possiamo comandare gli spiriti, che noi possiamo ordinare, che noi siamo esseri particolari, eccetera, eccetera. E piano piano ci gasa un pochettino, fino a che noi non diventiamo un po' invisi alla gente. Perché cominciamo a darci un po' di ariette, un po' di. E cominciamo a pensare di essere chissà chi, soprattutto. E lì l'astrale nero si insinua. Io ho conosciuto, io da giovane andavo a girare da tutte le parti perché volevo sapere. E allora mi sono girata anche ai medium. Mi sono girate le scuole esoteriche, i medium, tutto mi sono girato, la massoneria, tutto quello che potevo girare l'ho girato. E ho visto un sacco di gente che stava peggio di me. Stava di peggio di me, se non come dolore, magari no, perché io del dolore stavo maluccio parecchio, però come comprensione ne aveva meno di me. E allora io mi sono accorta che non andavo a stare meglio lì, non potevano insegnarmi cose perché non le avevano capite, cioè ne avevo capito più io di loro, ma ne capivo poco. Almeno non cadevo in illusioni grossolane. E non avevo bisogno di cortei per sentirmi tirata su. Dovevo
dalla mancata accettazione della mia infanzia. Allora, il pericolo qual è? Il pericolo è che vi danno degli input in cui cominciate a fare associazioni strane e poi ve le fanno comparire le associazioni strane. E vi fanno comparire delle immagini, dei suoni, io lo dissi una volta, io ho conosciuto la musica delle sfere. E la musica delle sfere di cui parlavano gli antichi, io stavo in mezzo in una casa di campagna quando è avvenuta, quindi no, non ci poteva essere nessuno che suonava al piano di sotto, il piano di sotto c'era il garage, e la sentii, e sentii questo pianoforte che strimpellava e mi misi seduta sul letto e pensai, oddio, ma chi c'è? Io non ce l'ho il pianoforte, questa era la cosa principale. E allora a un certo punto mi sono tappata le orecchie e l'ho sentito ancora più nitidamente e ho capito. Dopodiché, domandai a una mia amica che era un'intenditrice di queste cose, domandai che significato potesse avere e lei disse: fortunata, hai sentito la musica delle sfere. E io feci, ah, vabbè, va. Ma come sto io? Altro che musica delle sfere. Sicuramente ci doveva essere un'altra spiegazione. Non mi sentivo così illuminata. E allora vi fanno sentire i fenomeni, il fenomeno della corrente fredda, il fenomeno della corrente calda, quello che vi dice due parole che sono inerenti a quelle, eccetera, eccetera. Oh, il fatto è che qualche volta è vero che anche le parti positive mandano dei messaggi, tipo il falco che passa di sopra, un animale che fa delle cose strane quando vi vede, eccetera, eccetera. Però sono cose un po' da bambini, sono cose fatte un po' per gioia, un po' per combinazione. Le entità subentrano quando devono operare un aiuto e in quel momento si capisce che c'è l'aiuto. Però il resto sono cose più di... chiamerei spiritelli in qualche modo. Ma se riescono a convincervi che voi siete dei maghi, che potete ordinare questo, evitare quell'altro, eccetera, vi fanno sballare prima o poi. Ho visto gente sballare, facendo magia. Gente che diventava cattiva, che emanava delle... gente anche che normalmente non lo era, ecco, ma in quel momento diventava una belva, l'ho visto. Gente che è stata ricoverata in ospedale perché dava fuori di capoccia parecchio. Gente che voleva fare del male o gente che si voleva suicidare. E si voleva suicidare non per disperazione, ma perché gliel'avevano detto gli angeli. Poi quando ci sono queste visioni così angeliche è sempre pericoloso. Quindi voglio dire, la magia è un pericolo. È un pericolo perché se ci mettete il fatto che volete operare e far andare le cose come dite voi, no? E c'è gente che vi dice operate perché per avere soldi, perché non avete diritto ad avere soldi? Questa è una vostra preclusione mentale, i soldi non sono un male, è vero, è verissimo. I soldi non sono un male, però non è che avete bisogno di tanti soldi. E quelli che vi servono, se fate una strada apposita, vi arrivano, questo è vero. L'ho visto io. L'ho sperimentato io e l'ho visto sugli altri. E non vi arrivano i soldi per mostrare agli altri quanto siete fighi, no? La bella macchina, la bella casa, la cosa. Ma quello che vi serve per vivere vi arriva. E perché sono benevoli e aiutano. Però non stanno sempre appiccicati a voi, eh? E
e quelle paure che avete sono dovute alla vostra infanzia. Quello che non c'è scritto mai da nessuna parte, quello di cui nessuno parla. Solo Freud l'ha detto, il poveretto. È che i dolori che ci portiamo dentro, la paura di essere distrutti, vengono dal nostro passato. Passato che pochi hanno interesse ad andare a vedere, perché hanno paura, perché hanno timore di perdersi la protezione dei genitori. Perché quegli stessi genitori che possono avervi dato paure, dolori, eccetera, sono gli stessi che noi abbiamo eletto protettori, perché non ne avevamo altri, è logico. Agiamo così. Quindi allora, prima di tentare di fare magia, sarebbe bene che andaste un po' a vedere cosa è stato il vostro passato, perché attraverso la mente condizionata passa l'astrale negativo, e come se passa. E o vi spaventa e vi fa cadere in un mondo di incubo, oppure vi gasa, vi fa sentire qualcuno per farvi poi uscire fuori completamente in delirio, vista di gente delirare. Il delirio non è difficile da ottenere, basta che mettete un individuo dentro una stanza insonorizzata per un giorno e una notte, quello dopo un po', un delirietto, un piccolo delirio lo tira fuori. E delirare non è essere pazzi, sia chiaro, perché qui abbiamo l'horror del delirio. Gli psicologi, ma soprattutto gli psichiatri, hanno l'horror del delirio. Se sentono una persona che per un attimo delira, gli prende un colpo, lo subissano di medicine perché hanno una paura folle. E noi abbiamo la paura del delirio perché abbiamo paura della nostra parte psicotica, perché ce l'abbiamo tutti. E se non abbiamo paura della nostra parte psicotica, perché l'abbiamo capita, non abbiamo paura neanche degli psicotici, quelli cosiddetti matti, i pazzi, come li volete chiamare, che sono sempre meno pazzi di quanto pensate, in genere. Se poi lì passa tutto l'astrale negativo, allora un altro paio di maniche. Ma gli antichi, quando vedevano una persona delirare, dicevano che bisognava stare attenti perché attraverso quelli passavano la voce degli dèi, passava la voce degli dèi. Avevano ragione. Lo dicevano pure gli antichi romani, eh? Perché avevano ragione? Perché innanzitutto chi sta in quella dimensione, a volte, visto io, può fare delle predizioni. Non per se stessi, sempre per altri. E quindi può dire delle altre cose a un'altra persona. Poi, anche perché i deliri possono essere di persone buone o di persone meno buone. E il delirio di una persona buona può essere appunto ti dice qualcosa di utile che a te serve, che va al di là della mente. A volte invece il delirio tocca delle note del nostro passato che non abbiamo tirato fuori, qualcosa che ci è successo nell'infanzia che abbiamo cancellato e viene fuori attraverso il delirio. Avere un delirio non vuol dire essere pazzi, pazzi sono un'altra cosa. Il delirio può capitare a chiunque, in un momento di grande angoscia. Soprattutto se abbiamo delle paure, può capitare, delle persone intelligentissime possono avere un delirio, e io ne conosco tantissime di persone che in un momento di difficoltà della loro vita hanno avuto un delirio, non succede niente. Però sarebbe utile capirlo questo delirio, questo sì, perché si riporta a qualcosa di noi che abbiamo un po' nascosto, perché era un po' pesantino. Se lo acquisiamo,
riusciamo a trovare qualcosa di noi che avevamo perso e che quindi ci porta in avanti nell'opera al nero. Allora, dico che il modo più naturale di accedere alla magia è quello di far cadere la mente condizionata. Come cade la mente condizionata, che cioè, è una coltre davanti agli occhi, noi sentiamo immediatamente come il mondo. Immediatamente no, ci vogliono un po' di giorni, eh? Piano piano lo riacquisiamo. Ed è bello perché, diciamo, come non l'avevo capito prima, come facevo a non sentirlo? Come facevo a non vederlo? Gli antichi lo vedevano. Per questo si dice loro vedevano gli dèi che camminavano sulla terra, erano le entità, perché possiamo chiamare dèi, possiamo chiamare santi, li possiamo chiamare cosci pare. Queste ci sono dappertutto, anche nella stanza dove stiamo. E attenzione che a volte ci sono persone che le hanno viste in momento di uscita fuori dalla mente. E che hanno però dato un po' di matto, perché poi l'hanno riportata ai loro desideri inconsci. Cioè, se io capisco che nella mia stanza c'è un'essenza vicino a me, come vi pare, ma io ho bisogno dentro di sapere che qualcuno mi reputa intelligente perché mi hanno sempre detto che sono cretina, allora quell'entità magari è un'entità che è venuta da me. Per farmi scrivere un libro e farmi conoscere all'universo, che io sono intelligentissima, eccetera, eccetera, il che non è vero, ovviamente. Ho fatto un esempio a caso, per dimostrare qual è la differenza fra la realtà e l'immaginifico, che sorge quando abbiamo dei desideri inconsci, che sorgono soprattutto da dolori sofferti. E innanzitutto il re della situazione è la mancanza di affetto, perché il bambino è devastato dalla mancanza di affetto. Ok, quindi a chi vuole praticare magia stia attento, è pericoloso. Togliete quello che avete dentro, sfrondate dagli schemi, la magia viene a voi, si presenta da sola e vi accompagna e vi tiene compagnia ed è molto dolce. Un saluto a tutti.